Vediamo ora quello che è l'archivio delle pratiche. Anzitutto, in ogni pratica io posso andare a inserire una descrizione se lo desidero, quindi la descrizione che poi mi servirà per ritrovare rapidamente quelle che sono le mie pratiche. Descrizione facciamo cila di esempio. Eventualmente, se utilizzo un numero di protocollo nelle pratiche cartacee, posso andare a inserirlo anche qui, così uniformo quello che è l'archivio, e anche se la pratica è chiusa. Diciamo che attiviamo pratica chiusa, chiusa oggi. Salvo le modifiche e vado a vedermi quello che è l'archivio delle pratiche. Cliccando su archivio pratiche, io vado a visualizzare tutte le pratiche fino ad ora create. Posso andare a ricercare, quindi voglio vedere, per esempio, per il mio cliente Iannella che lavori ho eseguito. Man mano che scrivo, lui mi fa vedere esattamente per il cliente che pratiche ho eseguito. Oppure ho dei filtri di ricerca che mi fanno vedere tutte le pratiche ed è il filtro adesso attivo, solo quelle aperte oppure solo quelle chiuse. Quindi, una volta che il mio archivio sarà cresciuto, io rapidamente potrò andare ad effettuare delle ricerche per recuperare tutte le pratiche che mi interessano.